A centrocampo ci sarà un minuto di raccoglimento, ci uniamo anche noi in questo caso al silenzio che tra poco partirà per la strage di Cutro. Squadre sono pronte, siamo pronti anche noi e si comincia. È iniziato in questo momento il match, pallone manovrato dai padroni di casa che lanciano subito la sfera in avanti, prova subito ad imporre la sua maggiore qualità tecnica. C'è un tentativo dalla distanza da parte di Simonetti, palla larga alla destra di Sant'Angelo. Tanti uomini biancazzurri in aria, battuta sul primo palo, il colpo di testa. Termina alto sopra la porta difesa da Gemito. Prova a distendersi ancora l'Ischia. Scarparo interviene probabilmente con un fallo. Sant'Angelo deve respingere. E poi arriva Longo che spara direttamente fuori dallo stadio il pallone dell'1-0. Lungo sul secondo palo dove c'è Scarparo che rimette dentro. C'è una caduta, poi il tiro tentato, se abbiamo visto bene, da Dering. Non può arrivare sulla sfera Salazzaro, insistono gli ospiti con questo traversone a cercare Simonetti, sbaglia Meola che consegna la palla proprio al numero 7, il cross, secondo palo, miracolo da parte di Sant'Angelo, azione sempre viva da parte dell'Ischia che poi arriva al tiro con Matre, sfera che si perde fuori al minuto 40 ormai di gioco, miracolo di Sant'Angelo sulla conclusione. Matute allarga a sinistra, il cross verso il centro dell'area, ma non c'è più tempo, arriva il duplice fischio del direttore di gara, squadre che vanno al riposo sullo 0-0 dopo una prima frazione abbastanza equilibrata, ma con un rischio più pericoloso del Montecalcio. Di Matteo, il cross, tentativo di deviazione da parte di Di Lorenzo, c'è qualche protesta dalle tribune. Ancora il numero 14 lancia lungo per Simonetti, siamo in area, il traversone verso il centro, poi il tentativo da parte di Florio, bloccato a terra da Sant'Angelo senza troppe difficoltà. Un compagno intercetta in questo momento Scarparo, vediamo se c'è la ripartenza, c'è spazio per Di Lorenzo che può puntare in uno contro uno Chiarello. Di Lorenzo in aria, il tiro cross che si perde sul fondo. Patalano vince un rimpallo, poi addomestica bene il pallone, il cross lungo sul secondo palo, colpo di testa, la respinta di Sant'Angelo, poi il tentativo che termina sul fondo. Ischia che si rende pericoloso, numero qui da parte di Simonetti che poi allarga la sfera sulla destra, il tiro di Matarese che va vicinissimo all'incrocio dei pali, forse crampi. Intanto dall'altra parte Di Lorenzo ha un po' di spazio, siamo al limite dell'area, Di Lorenzo ha sul destro l'opportunità dell'1-0, calcia alto. Colpo di testa da parte di Scarparo, Iuri, Luca entra in area, calcia con il sinistro e mette fuori. C'è stata però una segnalazione di fuorigioco da parte del guardaline. La battuta tesa sul secondo palo, il colpo di testa, l'arpiona lì, Sant'Angelo, tra gli applausi del pubblico. Meola di testa mette fuori e arriva il triplice fischio del direttore di gara. Termina per 0-0 il match tra Montecalcio e Ischia, ma questo per i padroni di casa è un punto importantissimo vista la qualità dell'avversario ed è un punto che porta la squadra di Mister Iliano a 22 in graduatoria. Da adesso ci saranno 5 finali contro avversari dirette per centrare i play-out salvezza.